Ascari Academy è partner di YouSlow Web Radio per una formazione comoda, indipendente e completa con uno sguardo sul mondo e e-learning di qualità da oggi anche sulla tua radio. Maggiori informazioni su www.ascari.academy. Buon ascolto. Oggi è la chiusura di un percorso che abbiamo iniziato qualche lezione fa. Partimmo con parlando degli organismi che vanno a caratterizzare quello che è l'ordinamento sportivo internazionale e nazionale. Poi ovviamente ci siamo dedicati a trattare la legge 280 del 2003, quindi la materia riguardante l'autonomia dell'ordinamento sportivo italiano, quindi abbiamo dato importanza a quello che accade a casa nostra. E poi nella quarta lezione ci siamo soffermati sulla legge 81-91, che è poi un principio cardine, nonostante sia stata abrogata, del rapporto del lavoro sportivo e contrattualistico in materia di contrattualistica sportiva, che è stato poi alla base di quanto accaduto e sta accadendo con la riforma dello sport di questo periodo, quindi di questo anno 2023. Oggi chiudiamo il nostro percorso, ecco, parlando di un tema che è quello dell'illecito sportivo. Illecito sportivo, che è un tema cardine, perché poi, andando ad analizzare l'illecito sportivo, ci possono essere, come abbiamo parlato nell'ambito dell'autonomia dell'ordinamento sportivo, delle conseguenze che vanno al di fuori del mondo sportivo per interessare anche l'ordinamento, quindi ordinario, le norme ordinarie. Pertanto quindi c'è questa connessione. Quando parliamo di autonomia dell'ordinamento sportivo, parliamo anche di un'eccezione in merito alle situazioni giuridiche soggettive connesse all'ordinamento statale. E poi oggi, per concludere, tratteremo la figura del procuratore sportivo, figura che in tanti mi hanno fatto anche delle domande in merito, ha subito una riforma recentemente con l'intervento della FIFA, quindi anche in questa materia troveremo un materiale nuovo. Io però partirei ovviamente con la lezione di oggi, in merito quindi all'illecito sportivo, e vedete, ci ritroviamo sempre, quel materiale di cui abbiamo parlato ritorna sempre. Io ho tenuto a partire con, ovviamente, con la legge istitutiva del CONI, perché il CONI è comunque l'organo delegato, l'ente di diritto pubblico delegato a organizzare lo sport nazionale attraverso i propri organi. Come dicemmo nella prima lezione, sotto il CONI ci sono degli organismi, tal caso parliamo della Federazione Sportive Nazionali, e le federazioni sportive nazionali dicemmo che presentano dei regolamenti federali interni, che sono caratterizzati da che cosa? Dalla presenza di norme tecnico-amministrative riguardanti il funzionamento delle stesse federazioni, e norme che riguardano invece proprio il fine di regolare l'esercizio della disciplina sportiva. Queste norme ovviamente non hanno efficacia erga omnes, ma trovano applicazione per chi? Per chi appartiene a quella suddetta federazione. E quindi da ciò si desume che l'illecito sportivo non è altro che una violazione di una norma prevista dai regolamenti federali da cui scaturisce l'illecito sportivo. Illecito sportivo da non confondere con l'illecito civile. E quindi, nella questa slide vediamo le distinzioni tra l'illecito sportivo e l'illecito civile. L'illecito sportivo è determinato dal mancato rispetto degli obblighi e dei divieti previsti dai regolamenti federali, da cui scaturisce una sanzione amministrativa sportiva e il riconoscimento di una responsabilità di tipo disciplinare. Quindi, in questo caso, vediamo che c'è un intervento di un giudice sportivo e l'applicazione di una sanzione di natura sportiva. L'illecito civile, dobbiamo fare riferimento ovviamente all'articolo 2043 del Codice Civile, e quindi laddove ci sono tutti degli elementi costitutivi di questo articolo parleremo di illecito civile, e viene punito ovviamente con una sanzione di natura risarcitoria e con l'intervento del giudice civile. Detto ciò, dobbiamo evidenziare che l'illecito sportivo come tale comporta
una reazione dell'ordinamento sportivo. Abbiamo detto l'intervento del giudice sportivo, quindi il riconoscimento di una responsabilità di natura disciplinare. Ma il fatto che un comportamento che non rispetta le norme, le regole federali, sia tale da scaturire la reazione dell'ordinamento sportivo e far emergere una responsabilità disciplinare, non esclude la possibilità, e poi andremo a vedere, che questo comportamento comporti anche una responsabilità di natura civile o addirittura penale all'interno dell'ordinamento statale. Pertanto, ogni qualvolta abbiamo una violazione di una norma o di uno statuto federale o comunque di norme all'interno dell'ordinamento sportivo, ci troveremo di fronte a un illecito di natura sportiva. È chiaro che abbiamo parlato dell'autonomia dell'ordinamento sportivo della 280 del 2003. Abbiamo un'autonomia totale dell'ordinamento sportivo in merito alle questioni disciplinari, ma sempre con quelle eccezioni di cui abbiamo fatto prima riferimento. Importante per comprendere l'illecito sportivo e poi successivamente per l'applicazione anche delle stesse norme all'interno dei regolamenti federali e per comprendere dal punto di vista anche pratico quello che sto dicendo, parliamo anche della frode sportiva. La frode sportiva emerge in particolar modo negli anni, a cavallo tra gli anni 70 e 80, con quello che viene definito il fenomeno illegale del toto nero, delle scommesse clandestine, ovvero l'abitudine degli stessi calciatori di effettuare scommesse in maniera diretta o indiretta su incontri nei quali loro avrebbero preso parte. Ciò cosa comportò? Comportò che da un lato l'ordinamento sportivo come tale era pronto in qualche modo a rispondere a tale ipotesi attraverso la figura dell'illecito sportivo. Dall'altra parte, il diritto comune non prevedeva una norma che potesse inquadrare tale fattispecie. Pertanto si indirizzò verso l'applicazione del 640 del codice penale, quindi in materia di truffa. Ovviamente, la dottrina e la giurisprudenza iniziarono a evidenziare delle criticità in merito all'applicabilità di tale norma a quella fattispecie criminosa. E da qui ovviamente ci fu la necessità di intervenire in materia legislativa applicando e prevedendo un reato autonomo. Da qui emerge la legge del 13 dicembre 1989, numero 401, in materia di interventi del settore del gioco e delle scommesse clandestine e a tutela della correttezza dello svolgimento delle manifestazioni sportive. Pertanto, chiunque offre o promette danaro, altrui, utilità, vantaggio a chi soggetti, a chi partecipa alle competizioni sportive nell'ambito delle federazioni previste ovviamente dal CONI o nell'ambito dell'Unire Unione Italiana per l'incremento delle razze equine o comunque nell'ambito degli enti sportivi riconosciuti dallo Stato al fine di alterare il corretto e leale svolgimento delle competizioni sportive, andando pertanto ad ottenere un risultato diverso o compiendo altri atti fraudolenti finalizzati allo stesso scopo, è punito con la reclusione da un mese ad un anno e con una multa all'epoca, quindi 89, 500.000 lire fino ai 2 milioni. Nei casi di lieve entità si applica solo la pena della multa. È importante questo articolo perché poi, questa legge, scusatemi, perché poi andremo a vedere l'articolo previsto dal Codice di Giustizia Sportiva della FIGC. Quindi abbiamo evidenziato che cos'è l'illecito sportivo. L'illecito sportivo sia quando un soggetto appartenente alla federazione
nel sua condotta porta a una violazione di una norma federale, pertanto questo comportamento fa scaturire l'illecito sportivo. Nell'ambito dell'articolo 30 del codice di giustizia sportiva della FIGC, costituisce illecito sportivo il compimento di qualsiasi atto diretto, ovviamente anche con qualsiasi mezzo, a incidere sullo svolgimento o risultato di una gara, di una competizione sportiva e assicurare pertanto a chiunque un vantaggio in classifica. E nell'interno della norma vediamo anche cosa riguarda chi, la società, e poi andremo a vedere anche l'aspetto della responsabilità oggettiva, i soggetti di cui all'articolo 2,1 e 2. Quindi vedete che quanto è ampio il novero dei soggetti, si parla di società, dirigenti, atleti, tecnici, ufficiali di gara e ogni altro soggetto che svolge un'attività di carattere agonistico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l'ordinamento federale. E a prescindere, quindi questo è importante, che lo commettono direttamente o che consentano ad altri compierlo a loro nome e a loro interesse. Quindi vedete come è ampio e vario l'insieme dei soggetti che vanno a riguardare quello che è l'illecito sportivo ai sensi dell'articolo 30 del Codice di Giustizia Sportiva. Interessante anche questa fattispecie. Ovviamente io ho preso il caso del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC perché è un caso, sono dei casi. In primis, abbiamo spesso parlato nel nostro master di calcio, ma soprattutto sono comunque temi che anche si sentono spesso anche tra i media e quant'altro, quindi sono temi anche all'ordine del giorno. Si parla di associazione finalizzata alla commissione di illecito all'articolo 17 del Codice di Giustizia Sportiva, laddove abbiamo tre o più soggetti che sono tenuti all'osservanza delle norme, degli obblighi dovuti ai regolamenti federali e che si associano al fine di commettere degli illeciti. In tal caso si applicano come sanzioni, qui ci sono gli articoli, ma io tra le parentesi ho specificato a che cosa si tratta: squalifica a tempo indeterminato, tempo scusate, indeterminato dalla FIGC, con l'estensione anche in ambito UEFA e FIFA, o anche l'inibizione temporanea a svolgere attività in ambito FIGC, con anche la richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA. La sanzione, l'articolo 17, è aggravata nei confronti di quei soggetti che promuovono, gestiscono e costituiscono l'associazione, nonché i dirigenti federali e gli associati dell'Associazione Italiana Arbitri, quindi l'AIA. Abbiamo parlato prima di questa legge che è stata introdotta in merito nell'89, la numero 401, in merito alle scommesse e alla risposta a quella che era la frode sportiva. L'articolo 24 del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC prevede pertanto proprio il divieto per i dirigenti, i soci, i tesserati, i soggetti facenti parte dell'ordinamento federale di effettuare o accettare scommesse in maniera diretta o indiretta anche laddove si tratta di soggetti autorizzati a riceverle e che riguardano risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell'ambito della FIGC, FIFA e UEFA. Se si accerta la partecipazione diretta, anche quindi la responsabilità diretta da parte della società, questo comporterà delle conseguenze gravi che potete andare a vedere all'articolo 8 del stesso codice di giustizia sportiva, si parla anche di conseguenze molto molto gravi. Quindi si conclude il percorso in merito all'illecito civile, scusate, all'illecito sportivo e ci avviciniamo invece alla responsabilità civile. Quindi abbiamo in questo percorso sull'illecito sportivo analizzato
l'ambito, ecco, generale di che cos'è l'illecito sportivo, poi vi ho portato degli esempi attraverso quello che è il codice di giustizia sportiva della FIGC, che poi ritroveremo nel parlare della responsabilità di natura oggettiva. Quando invece ci soffermiamo, ecco, abbiamo parlato di una responsabilità di natura disciplinare. Ciò non toglie che uno sportivo, nello svolgere la propria attività di atleta, possa andare incontro a quella che è invece una responsabilità di natura civile. Per comprendere la responsabilità di natura civile nell'ambito dell'ordinamento sportivo, dobbiamo tenere in considerazione che gli sport non sono tutti uguali e sono tra di loro differenti, soprattutto in quello che poi andremo a vedere nelle successive slide, nel grado di tolleranza per quanto riguarda al tipo di violenza, perché poi gli sport hanno anche una violenza differente, e il rischio di lesioni, il rischio sportivo consentito, la tollerabilità di questo rischio, e si terrà ovviamente conto della situazione soggettiva dei soggetti danneggiati. Pertanto, come stavo dicendo, abbiamo una classificazione che tiene conto del grado di violenza che caratterizza lo sport e il potenziale di rischio lesivo che la pratica sportiva presenta. In particolar modo parliamo degli sport a contatto necessario, dove proprio le regole di gioco giustificano il ricorso a quella che viene a essere una forza fisica importante. È chiaro che nell'ambito di queste discipline il grado di tolleranza in merito ai danni subiti è più ampio e più vasto come il livello di rischio che si accetta facendo parte di questo mondo. È chiaro però che però non è consentito l'abuso di violenza, perché c'è il rispetto sempre delle regole di gioco finalizzate a prevenire danni alla salute del partecipante e dei terzi. Io in questa slide ho fatto degli esempi molto, molto semplici, quando, ecco, evitare di ricorrere a colpi proibiti, oppure, anche qui si potrebbe parlare di una responsabilità anche dell'arbitro, quando non si, comunque in un ambito anche di un'attività sportiva che vede uno scontro fisico, si accerti l'impossibilità dell'avversario di difendersi e si continua, ecco, ad avere delle condotte tali che si possa mettere a repentaglio la salute dell'avversario. Quindi è questo il caso ovviamente degli sport a contatto necessario, che si differiscono ovviamente dagli sport a contatto eventuale e gli sport a contatto proibito. Gli sport a contatto eventuale sono quegli sport che non prevedono l'utilizzo della violenza, ma prevedono l'ipotesi che ci sia un contatto fisico. Pertanto, la responsabilità dell'atleta si determina laddove la condotta dello stesso superi il principio del rischio consentito. Discorso ancora diverso per gli sport a contatto proibito o a rischiosità nulla, perché in questo caso è vietato sia l'utilizzo della violenza che il contatto fisico, perché sono sport, ecco qui ho fatto degli esempi, il nuoto, il tennis, dove non c'è proprio possibilità di prevedere situazioni del genere. Differente, ma comunque che rientrano in questa classificazione, sono gli sport pericolosi. Perché sono differenti? Perché qui, in effetti, non c'è. Il pericoloso non dipende dal contatto fisico, dall'utilizzo della violenza e quant'altro, ma il rischio è intrinseco proprio nella natura stessa dello sport o nell'utilizzo dei mezzi necessari affinché si possa svolgere l'attività. Qui ho fatto degli esempi: corse automobilistiche, sci, paracadutismo. Importante per capire quello che sto dicendo, ovviamente ci sono dei principi che sono il rischio sportivo consentito,
la scriminante sportiva ed infine il nesso funzionale. Partiamo dal rischio sportivo consentito. Ovviamente nell'ambito dello sport e nell'ambito delle ipotesi che possono determinare una potenziale questione di responsabilità civile c'è il fatto, c'è la fattispecie dei danni cagionati reciprocamente dagli atleti durante lo svolgimento della gara. È chiaro che quando si decide di partecipare a una manifestazione sportiva, che sia professionistica o amatoriale, quindi lo sportivo che decide di mettersi alla prova, è chiaro che mette in conto la possibilità di andare incontro a incidenti o a infortuni e quindi si assume il rischio di subire dei danni alla propria incolumità fisica. Anche nella vita quotidiana, se si va a fare una partita di calcetto, c'è il rischio di potersi fare male. E quindi è difficile che lì si determini una responsabilità civile. Oppure qualcuno potrebbe dire, però posso far male in un altro modo, non con un contrasto con un avversario, perché il campetto non è nelle condizioni ideali, lì ci troveremo un altro caso di responsabilità civile e lì avremo una questione col gestore dell'impianto sportivo, che è tutt'altra cosa. Quindi l'atleta, lo sportivo, si assume un potenziale rischio, un rischio calcolato, che è questo rischio sportivo consentito. Dal rischio sportivo consentito c'è poi la scriminante sportiva, che permette di considerare leciti pregiudizi che in un altro contesto sarebbero invece da considerare di natura illecita. In tal caso quindi si viene a escludere il risarcimento del danno perché rientriamo nell'ambito normale della disciplina sportiva. È chiaro che nell'adoperarsi l'atleta deve rispettare le regole di gioco, le regole della gara, cercare di rispettare i regolamenti che però non sono pienamente completi tutte le fattispecie e pertanto c'è l'obbligo di rispettare il principio del neminem ledere e i principi ovviamente basici di prudenza, diligenza e perizia. Abbiamo detto, per farvi un esempio, poi parleremo del nesso funzionale, abbiamo una lesione all'incolumità fisica di un avversario determinata da una condotta che è priva di gravità. Pertanto, da ciò si può determinare una violazione delle regole di gara e pertanto l'applicazione di sanzioni disciplinari, ma rientrando nell'ambito del rischio consentito non ci sarà una responsabilità di natura civile. Diverso il caso in cui l'atleta, prescindere dal fatto che abbia violato o meno le regole di gioco, abbia avuto una condotta così grave di andare oltre al rischio sportivo consentito. In tale caso si andrà a parlare di una responsabilità di natura civile. Abbiamo parlato quindi di rischio sportivo consentito, di scriminante sportiva e parleremo anche del nesso funzionale, cioè quel rapporto che si viene a instaurare tra il contesto di gioco e la lesione. La connessione, pertanto, tra l'atto sportivo violento e l'agonismo. Laddove c'è questa connessione, difficilmente si potrà parlare di una responsabilità civile dell'atleta. Laddove invece l'atto posto con una determinata violenza, irruenza, è incompatibile con quella che viene a essere le caratteristiche dello sport, con il contesto ambientale in cui si svolge l'attività e con la qualità delle persone che vi partecipano, allora qui ci troveremo dinanzi a una responsabilità civile, anche perché il nesso funzionale viene meno. Ci sono tante ipotesi di responsabilità civile. Io
scelto, con questo tempo a disposizione, di pronunciarmi, di interessarmi al tema degli istruttori, perché è un tema che spesso possiamo, ecco, vivere anche nella vita quotidiana. E ovviamente gli istruttori sono tenuti a rispondere dei danni provocati dagli allievi, sia a se stessi, quindi parleremo di un danno autoprocurato, sia dei danni provocati nei confronti di soggetti terzi, ovviamente sempre nell'ambito della pratica sportiva. Ovviamente, nel caso in cui l'allievo procuri un danno a un soggetto terzo, in tal caso la responsabilità dell'istruttore ha come riferimento l'applicazione dell'articolo 2048 del Codice Civile, articolo 2, che parla di precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte. Sono responsabili per i danni cagionati da fatto illecito, scaturiti, commessi dagli allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sottoposti alla loro vigilanza. Col termine ovviamente precettore si va a intendere tutte le figure professionali che svolgono attività di insegnamento e che svolgono questa attività avendo a disposizione un potere di direzione, controllo e sorveglianza. E quindi rientrano anche pienamente gli istruttori sportivi. Si tratta di una responsabilità indiretta per colpa propria. La colpa propria sta nel fatto che non sono stati in grado di far rispettare quel dovere di vigilanza e quindi il danno emerso proprio perché non sono stati in grado di vigilare sulla condotta dei loro allievi. Per escludere la responsabilità degli istruttori, dobbiamo fare riferimento all'articolo 2048,3, che dice che sono liberate da responsabilità laddove provano di non aver potuto impedire il fatto. Ma non basta sostenere di non aver potuto impedire il fatto, ma bisogna aver adottato le misure organizzative e disciplinari necessarie per evitare la situazione di pericolo. Sempre per parlare della responsabilità civile degli istruttori, parliamo dell'altro caso, quando quindi l'allievo si procura da solo un danno. In questo caso non trova più applicazione il 2048, ma, secondo la Corte di Cassazione, trova applicazione l'articolo 1218 del Codice Civile. Pertanto il rapporto tra l'allievo e l'istruttore si basa su un rapporto di natura contrattuale, come del resto la responsabilità. In questo caso spetterà all'allievo, al danneggiato, provare che il fatto sia avvenuto durante lo svolgimento del rapporto. Dall'altra parte, l'insegnante, l'istruttore, dovrà dimostrare che l'evento non sia stato determinato da una causa a lui non imputabile. Con questo esempio più pratico, quindi sugli istruttori, quindi e la loro condotta, ho deciso di chiudere il capitolo della responsabilità civile e porre l'attenzione sulla responsabilità oggettiva, perché la responsabilità oggettiva è un tema che ricorre spesso, sentiamo tante vicende riguardanti soprattutto il mondo del calcio, perché poi soprattutto il mondo del calcio trova applicazione questo strumento di condotte da parte di presunti sostenitori delle squadre, le cui condotte poi vanno a portare delle conseguenze anche nei confronti delle società. Non ultimo il caso degli famosi scontri avvenuti a inizio gennaio su un'autostrada tra presunti tifosi di due squadre di Serie A. E andremo ad analizzare i casi, le modalità e anche le eventuali sanzioni
situazioni che vanno a ridurre, se non escludere, la responsabilità dei sodalizi sportivi. Ovviamente questa slide indica una condotta che va a violare quanto previsto dall'ordinamento federale, va a comportare che cosa? Una responsabilità per la persona fisica valutata sul piano della colpevolezza e della consapevolezza di aver commesso quel gesto. Invece, dall'altra parte, nell'ambito dell'applicazione della responsabilità oggettiva nei confronti della società, quando trova applicazione, e poi andremo a vedere se è proprio così, la responsabilità oggettiva, le società sono responsabili a prescindere da qualsiasi margine di rimproverabilità. Riferimento normativo della responsabilità oggettiva in maniera più generica è l'articolo 2049, materia di padroni e committenti che sono responsabili per i danni arrecati da fatto illecito da parte dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti. Però dobbiamo dire che nell'ambito civile, laddove manca il nesso di occasionalità necessaria, la responsabilità viene esclusa. Invece, nell'ambito di quella che viene essa responsabilità oggettiva nell'ambito sportivo, abbiamo questa applicazione rigorosa, se non addirittura automatica. E quindi parleremo di una responsabilità senza colpa per fatto altrui, a prescindere se da ciò derivi o meno un vantaggio per la società. Quindi un'applicazione dello strumento della responsabilità oggettiva in maniera rigida e automatica rischia in qualche modo di giungere a dei risultati abnormi e poco conformi dal punto di vista della giustizia. Pertanto, la giurisprudenza sportiva ha cercato di intervenire e regolarne l'afflittività. Soprattutto, e ritorniamo alle società calcistiche, si è cercato di applicare questo strumento non in maniera acritica e meccanica, ma basandosi su quei principi di gradualità ed equità. In questa slide potete vedere che rifacciamo riferimento al codice di giustizia sportiva della FIGC e in particolar modo all'articolo 6, laddove ci soffermiamo su quelle che vengono essere le responsabilità dei sodalizi sportivi e il vaglio, le ipotesi delle responsabilità è bello ampio perché la società ne risponde. Risponde dell'operato di chi la rappresenta ai sensi delle norme federali, ne risponde ai fini disciplinari per quanto riguarda l'operato di dirigenti, tesserati e soggetti di cui l'articolo 2,2, ma ne risponde ancora dell'operato e comportamento dei propri dipendenti, delle persone adibiti a svolgere servizi per la società e dei propri sostenitori. Anche qualora si svolga ovviamente sul proprio campo e sul campo neutro, anche nell'ambito delle società ospitante. Quindi vediamo che l'ambito è ampio. Due ipotesi, ulteriori due ipotesi, queste sono ancora più interessanti. Risponde in materia di violazione di norme di sicurezza ed ordine per i fatti accaduti prima, durante e dopo. Attenzione a questo aspetto. All'interno del proprio impianto sportivo e nelle aree esterne immediatamente adiacenti. Questo è importante perché fa capire anche il limite di luogo in cui è possibile riconoscere una responsabilità di una società. A volte capita, facciamo un momento un off topic, che ci vengono esposti dei striscioni in luoghi
non propriamente alle adiacenze degli stadi, vicino agli stadi e quant'altro. E quindi vediamo in quel caso, non è che una società ne può rispondere. Abbiamo l'altro caso in cui persone che non rientrano nel novero di quelli che abbiamo fatto prima, nei soggetti dell'articolo 2, commettono un illecito sportivo a vantaggio della società. In questo caso, ovviamente, ne risponde anche la società, a meno che la società, in questo caso, basta anche un ragionevole dubbio, non abbia partecipato all'illecito. Abbiamo parlato all'articolo 7. Ecco qui applicazione rigida, rigorosa. Invece vediamo che il Codice di Giustizia Sportiva FGC prevede anche delle attenuanti, delle scriminanti, laddove comunque la società abbia fatto ricorso a un modello di organizzazione, gestione e controllo tale da prevenire o comunque limitare comportamenti tali che siano contrari al principio di lealtà, correttezza e probità. Quindi vedete che anche nell'ambito della giustizia sportiva FIGC ci sono delle situazioni che vanno in qualche modo a limitare questa applicazione di questo strumento. Ovviamente i casi più importanti nell'ambito della responsabilità delle società sono i 25. Il 26 e il 28. L'articolo 25 parla di prevenzione di fatti violenti e quindi la società ne risponde, vedete, per l'introduzione e utilizzazione di impianti sportivi di materiale pirotecnico di qualsiasi genere, di strumenti o oggetti comunque idonei ad offendere. Vedete, è così ampio il novero, esse sono altresì responsabili per cori, grida o altre manifestazioni oscene, oltraggiose, minacciose, e quindi un insieme, vedete, anche comportamenti che portano a una denigrazione, insulto per motivi di origine territoriale. Quindi vediamo un elenco di ipotesi che fanno capire quanto è difficile determinare la responsabilità oggettiva, perché comunque è ampio la possibilità, il novero delle situazioni che deve prevenire una società. Nell'articolo 26 del Codice di Giustizia Sportiva si va proprio al caso specifico dei fatti violenti commessi dai sostenitori e che determinano un pericolo all'incolumità pubblica o comunque mettono a rischio l'incolumità fisica di una o più persone. Però io ci tengo sempre a ribadire l'ambito territoriale all'interno dell'impianto sportivo e nelle zone adiacenti. Quindi è importante capire il limite territoriale dell'applicazione della norma. L'articolo 28 pone l'accento anche sui comportamenti discriminatori. Ovviamente la società è responsabile per l'introduzione e l'esibizione all'interno dell'impianto sportivo da parte dei propri sostenitori, di disegni, scritte, simboli, e qualsiasi altra espressione comunque comportante una discriminazione, ovviamente i cori e tutto quant'altro. Ma a me interessa porvi l'attenzione su questo aspetto dell'articolo 28. Le società sono responsabili anche delle dichiarazioni e dei comportamenti tenuti dai propri dirigenti, tesserati, soci, non soci, che in qualunque modo possono contribuire a determinare fatti di discriminazione. Quindi vedete quanto è ampio il sistema delle responsabilità a cui va incontro una società. Ovviamente l'articolo 29, ricordiamo le parole che ho detto prima, un'applicazione più graduale ed equa prevede delle attenuanti. Addirittura se ci sono, come dice l'articolo 29 del Codice di Giustizia Sportiva, ricorrono tre delle ipotesi che andremo a analizzare in quest'articolo, la società non risponde dei comportamenti tenuti dai propri sostenitori. Abbiamo visto già il primo caso laddove la società ha adottato dei modelli di organizzazione, gestione e controllo in grado di prevenire quegli eventi, quei comportamenti
da cui poi si determina la responsabilità. Nel caso in cui la società abbia cooperato con le forze dell'ordine e le altrui autorità competenti al fine di adottare le misure per prevenire questi fatti violenti e discriminatori, oppure nel caso in cui sono avvenuti questi fatti violenti e discriminatori, che metta a disposizione il materiale tecnologico, quindi i materiali di videosorveglianza, per identificare quei sostenitori che sono stati responsabili di quelle violazioni. Altre due ipotesi sono laddove i propri sostenitori nella stessa gara abbiano in qualche modo manifestato il loro dissenso a quei comportamenti che sono contrari alle regole previste dal codice di giustizia della FIGC. E l'intervento tempestivo per rimuovere ovviamente la parte della società, scritte, simboli e tutto quant'altro che comporta una violazione delle norme o comunque che abbia comportato una discriminazione, come il caso anche di far cessare i cori. Abbiamo visto nei casi, tante volte, scene anche di dirigenti che sono presentati negli stadi, negli impianti, a provare, ecco, in qualche modo a limitare determinate condotte da parte dei propri sostenitori. Ovviamente, se non trova un'applicazione tre delle ipotesi previste e trova un'applicazione una delle ipotesi, o comunque c'è stato un comportamento tale da parte della società volto quindi a limitare l'atteggiamento da parte dei sostenitori, atteggiamento ovviamente irregolare, illegittimo, tal caso verrà attenuata la responsabilità della società. Qui si conclude il percorso sull'illecito sportivo e sulle responsabilità di cui abbiamo parlato. Adesso celermente cercherò di parlare della figura del procuratore sportivo, anche perché in tanti di voi mi avete fatto delle domande in merito alla figura del procuratore sportivo e sulla materia dobbiamo dire che c'è stato l'intervento della FIFA con la riforma del 2023. Quindi, per sommi capi, l'agente procuratore sportivo è una persona fisica o giuridica avente cittadinanza italiana o europea che svolge questa attività di negoziazione e stipulazione di contratti giuridici rilevanti per l'ordinamento sportivo e agisce negli interessi di affiliati o tesserati. È tenuto, pur non essendo tesserato, al rispetto della normativa internazionale, nazionale e federale, e nel caso del procuratore sportivo parleremo di soggettività sportiva riflessa. Seppur non tesserato, è tenuto al rispetto degli obblighi assunti dagli affiliati e quindi dagli stessi tesserati. Come inquadrare la figura del procuratore sportivo? Si può configurare con l'articolo 2229 del codice civile, quindi come un libero professionista che svolge una prestazione d'opera professionale e che esige il rispetto del parametro della dirigenza. Quindi parleremo, per quanto riguarda l'attività del procuratore sportivo, parleremo di un'obbligazione di mezzi. Qui in questa slide ho fatto un po' un percorso dal punto di vista legislativo degli interventi che ci sono stati in materia di agenti sportivi. Quindi nel 2021, scusatemi, nel 2001 viene istituito il regolamento agenti, modificato nel 2007. Nel 2015 la FIGC accoglie le istanze di liberalizzazione e quindi la deregulation da parte della FIFA. Poi la FIFA, vediamo che nel 2023 è ritornata sui suoi passi, e con la legge di bilancio del 2018 viene istituito presso il CONI il Registro Nazionale degli Agenti Sportivi. E qui abbiamo una definizione di procuratore sportivo, il soggetto che in virtù di un incarico redatto in forma scritta mette in relazione due o più soggetti facenti parte la disciplina sportiva regolata del CONI al fine di giungere a che cosa? Alla conclusione di un contratto di prestazione sportiva di natura professionistica, di un trasferimento della prestazione sportiva o del tesseramento presso una federazione sportiva professionistica. Oltre al registro, il CONI poi ha emanato il regolamento degli agenti sportivi.
dove in qualche modo ancora di più indicato che nell'operare gli agenti sportivi devono rispettare i principi di lealtà, correttezza, probità, dignità, diligenza e competenza e operare secondo i principi di autonomia, trasparenza e indipendenza, nel rispetto ovviamente della normativa legislativa e regolamentare nazionale e sovranazionale. Come vi avevo detto, abbiamo parlato di persone fisiche, ma anche persone giuridiche. Persone giuridiche però devono avere determinati requisiti. In primis, sede legale di un paese dell'Unione Europea. Oggetto sociale deve essere un'attività riconosciuta dal regolamento CONI agenti sportivi e dal regolamento FIGC. La maggioranza assoluta del capitale sociale deve essere detenuto da soggetti che sono abilitati a operare nell'ambito federale. Coloro che non sono agenti potranno svolgere attività amministrative interne alla società. E sempre nel rispetto del principio di autonomia, indipendenza e trasparenza, bisogna dire che nessuno dei soci possa essere legato da rapporto di coniugio, di parentela e di affinità di fino al secondo grado con soggetti che a loro volta abbiano influenza su in merito a quello che riguarda le società di calcio italiane o estere e comunque non possono a loro volta essere i soci possedere delle partecipazioni dirette o indirette con altre società avente analogo oggetto sociale. Il contratto di rappresentanza può essere inquadrato nell'ambito del 1703, quindi nell'ambito di un contratto di mandato, dove la mandante, quindi il cliente, impegna in qualche modo il rappresentante, il procuratore, al compimento di atti giuridici per conto suo. E quindi nel contratto dovranno essere indicati la durata e l'importo, durata massima di 2 anni, che può essere rinnovato ovviamente in forma, purché avvenga in forma espressa, e dovrà essere indicato il soggetto che è obbligato a provvedere alla provvigione, che può essere un soggetto diverso dal mandante, e i mezzi e i termini riguardanti il pagamento della stessa. È possibile inserire all'interno di questi contratti di rappresentanza anche una clausola di risoluzione anticipata del rapporto che prevede ovviamente una penale. In questo capitolo, paragrafetto, anzi, ho posto l'attenzione al rapporto tra l'agente sportivo e l'avvocato. Spesso si domanda: ma l'avvocato può svolgere l'attività di agente sportivo? E quindi, da domanda giusta, sensata, c'è stata un'evoluzione in merito alla questione, perché se il Consiglio Nazionale Forense col parere del 17 luglio del 2015 ha posto la possibilità all'avvocato di svolgere in effetti la professione dell'agente attraverso il principio di consulenza e assistenza legale stragiudiziale, pertanto la non necessità di iscrizione al registro tenuto dalla FIGC, la situazione cambia dal punto di vista della Corte di Cassazione con la pronuncia sempre del 2015 18.807, dove l'attenzione viene rivolta al fatto che comunque l'avvocato è tenuto al rispetto di quelle norme federali in merito alla forma e la contenuta dei contenuto dei contratti, in merito a quello che viene a essere il rapporto col calciatore professionista. Perché ciò? Perché queste norme federali riguardanti la forma e il contenuto del contratto tutelano quello l'interesse perseguito dai contraenti. E quindi un contratto che non rispetta queste norme è un contratto in frode alle regole dell'ordinamento sportivo, così dice la Cassazione, e quindi non idoneo a far sì che l'ordinamento sportivo possa svolgere quella funzione di tutela che deve svolgere. L'attenzione viene rivolta dalla Cassazione non solamente sul fatto che praticamente i contratti non sono stati stipulati con i moduli federali allora vigenti, ma soprattutto la questione del
della durata anche del contratto, perché poi la durata massima è di 2 anni. E invece questo non era previsto nell'ambito di un contratto stipulato con l'avvocato e ovviamente il mancato deposito dei contratti presso la FIGC. Ovviamente sulla questione c'è stato comunque un dibattito, anche perché poi c'è stata il quesito posto dall'Ordine degli Avvocati di Frosinone al Consiglio Nazionale Forense, che poi è stato ripreso in altri quesiti, che però chiede in effetti che cosa è possibile per un professionista svolgere l'attività di avvocato e quindi essere iscritto all'albo, ma allo stesso tempo essere iscritto all'albo degli agenti sportivi. La risposta del Consiglio Nazionale Forense è stata positiva, cioè è possibile essere iscritti ai due albi, però l'attività svolta di procuratore sportivo non deve rivestire i caratteri di continuità e di professionalità. Cioè, l'avvocato è tenuto a rispettare quello che è previsto dal proprio codice deontologico e in successivo tempo, quindi in successivo momento, il rispetto di quanto previsto dalle norme dell'ordinamento sportivo. Pertanto, quindi è tenuto, come possiamo vedere anche dalle slide, al rispetto in primis delle norme deontologiche. Detto ciò, un altro problema che si evidenzia con il rapporto tra l'agente sportivo e l'avvocato, adesso il conflitto di interesse è un tema interessante perché nella riforma in qualche modo è ritornato. Con la deregulation era stato abolito quindi il divieto di conflitto di interesse. Pertanto, il procuratore sportivo poteva rappresentare nella stessa operazione il calciatore e la società sportiva. Ovviamente doveva ottenere il consenso scritto di tutte le parti interessate. Però, ovviamente, una situazione del genere non poteva essere prevista per l'avvocato, che deve rispettare l'articolo 24 del codice deontologico forense, dove l'avvocato deve astenersi da prestare, scusatemi, un'attività professionale quando questa possa comportare un conflitto di interessi nei confronti della parte assistita del cliente o interferire con lo svolgimento di un altro incarico anche di natura non professionale. Qui abbiamo una sentenza interessante perché questa sentenza ci dimostra anche la difficoltà nello stesso ordinamento quindi civile, cioè il caso di un avvocato che in qualche modo vuole rappresentare una separazione consensuale entrambi i coniugi, la Corte di Cassazione ha posto le sue perplessità perché? Perché non si può valutare in maniera aprioristica l'esistenza o meno di interessi confliggenti tra le parti, ma è necessaria una valutazione in merito al caso concreto. È chiaro che l'altro problema è il problema che ovviamente per la propria attività il procuratore percepisce un compenso che viene determinato sulla base ovviamente di quanto, ecco, su una somma forfettaria, come qua diciamo, oppure su una base di una percentuale che prima era, mi pare, del 3%, un parametro non vincolante ma indicativo per quanto riguarda quanto prevedeva la FIFA. In merito a quella che veniva a essere la transazione, quindi il trasferimento, in merito al reddito lordo complessivo che andava quindi a percepire il calciatore. Nel caso di specie, l'avvocato andrebbe incontro a un'altra violazione del codice deontologico, quindi articolo 25,2 e della legge 247/2012 nell'ambito dell'articolo 13,4, il divieto di quota lite, dove pertanto non può pattuire l'avvocato come compenso una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa. Siamo in chiusura di questo incontro, però ho tenuto a portarvi come materiale anche quanto è accaduto in questo fine anno, dicembre, e poi entrata in vigore il 9 gennaio 2023 con il regolamento FIFA per gli agenti di calcio. Abbiamo parlato nel 2015, c'è stata la deregulation, adesso
visto quanto è accaduto con il Covid, visto la questione delle fantomatiche commissioni e quindi anche la questione dei famosi parametri zero e quanto era accaduto, la FIFA ha cercato di intervenire cercando di dar vita a un sistema che si presenta più trasparente dal punto di vista finanziario, più sostenibile e integro per quanto riguarda il trasferimento e per garantire una stabilità contrattuale. E quindi, nell'ambito di questa riforma, l'attenzione viene rivolta a un tetto alle commissioni degli agenti, all'introduzione nuovamente dell'esame, quindi della licenza per svolgere l'attività di agente, il divieto di rappresentanza multipla, quello che dicevamo prima, materia di conflitti, quindi la questione dei conflitti di interesse, e quindi il ritorno a un sistema di licenze obbligatorio. Ovviamente questo regolamento trova applicazione nell'ambito di quelle che vengono essere i mandati di natura internazionale nei trasferimenti internazionali. E quindi nell'ambito, per quanto riguarda i trasferimenti nazionali, si applicherà ancora il regolamento del luogo in cui il cliente dell'agente è tesserato e domiciliato al momento della sottoscrizione. Pertanto, i regolamenti nazionali continueranno a essere operativi nei mandati privi di dimensione internazionale, ma dovranno comunque essere implementati con quanto previsto dalla riforma degli agenti sportivi previsti dalla FIFA entro il 30 settembre 2023. Dobbiamo anche dire che i contratti stipulati in itinere rimarranno validi a prescindere dall'approvazione del FIFA Football Agent Regulation e però non potranno essere prorogati. Quindi dal 1 ottobre 2023 tutti i mandati, stiamo parlando nell'ambito ovviamente internazionale, dovranno essere conformi a quanto previsto da questo regolamento. E tutti i soggetti che svolgono questa attività dovranno essere dotati della licenza UE, FIFA, scusatemi. E quindi stavo dicendo, nel 2015 abbiamo parlato della deregulation, adesso invece è reintrodotto l'esame. L'esame come si svolge? Un esame avrà durata 60 minuti, 20 domande a risposta multipla. Per superare l'esame sarà necessario il 75% di risposte esatte. Se volete, questa slide indico anche le date dell'esame, quindi saranno due date, 19 aprile e 20 settembre. Nel 2024 invece si sosterranno a maggio e a novembre. Importante è questo tetto alle commissioni per quanto riguarda gli agenti, ed è previsto l'articolo 15 della FIFA, e vediamo, ci sono proprio delle limitazioni in caso di rappresentanza del solo calciatore, allenatore o del club cessionario, il tetto massimo è pari al 5% del salario lordo della persona fisica rappresentata, ove questo sia inferiore o uguale ai 2.000 euro, invece è pari al 3% del salario lordo nel caso in cui sia superiore alla somma di 200.000 dollari. In caso di doppia rappresentanza, quel caso che abbiamo visto, invece si sale a 10%, sempre se la somma è inferiore o uguale a 200.000 dollari, invece il 6%, quindi vedete come raddoppia rispetto al primo caso. Invece, nel caso in cui l'agente sportivo rappresenta unicamente la società cedente, il tetto della commissione è fissato al 10% del corrispettivo del trasferimento. Abbiamo detto il conflitto di interessi, divieto di rappresentanza multipla, però c'è un'eccezione, e l'eccezione è quando l'agente potrà rappresentare sia il calciatore che la squadra che procederà all'acquisto del cartellino del calciatore. Ovviamente è necessario, come sempre abbiamo detto, che ci sia esplicito consenso per la doppia rappresentanza. Siamo quasi in chiusura e vediamo anche che la possibilità ovviamente dell'agente e del cliente in materia di risarcimento di adire tribunale ordinario. C'è la possibilità anche di ricorrere all'Agents Chamber della FIFA Football Tribunal. In quali casi?
Ovviamente, se si tratta di un trasferimento, di un mandato di natura internazionale, laddove il reclamo sia conforme alle regole della FIFA, quindi a quelle previste dalla FIFA, e non sia trascorso di più di 2 anni dal fatto che ha generato la controversia. In chiusura, come tutti i professionisti iscritti agli albi sono tenuti all'aggiornamento professionale, anche questo verrà richiesto per garantire sempre una maggior qualità dei servizi da parte degli agenti, quindi che dovranno attenersi quindi a seguire dei corsi di aggiornamento per raggiungere un numero di crediti necessario, mi pare che avrà una durata, ovviamente questo dovrà accadere anno per anno. Ascari Academy è partner di YouSlow Web Radio per una formazione comoda, indipendente e completa con uno sguardo sul mondo e learning di qualità da oggi anche sulla tua radio. Maggiori informazioni su www.ascari.academy. Buon ascolto!